Nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese più che altro, non si fa altro che parlare della PS5 Pro, di un possibile lancio, una possibile uscita. Addirittura c'è chi dice che potrebbe essere anche mostrata, o ne potrebbero parlare già nello showcase di giugno. Sarebbe assurdo. Andiamo con ordine, fondamentalmente, perché ci sono varie domande che io mi pongo, non so se ve le ponete anche voi, ma questa PS5 Pro ne abbiamo bisogno, più che altro in virtù del fatto che associata a questa PS5 Pro potrebbero realizzare anche la Slim. A che prezzo? A che prezzo parlo di tasca, fondamentalmente, perché non costerà mai uguale alla PS5. In teoria dovrebbe essere sicuramente superiore. Andiamo con ordine. Allora, si parla di questa PS5 Pro. Sempre fonti, naturalmente, sempre da verificare, cose lette fondamentalmente. Hard disk uguale, va bene. Parlo della Pro, naturalmente. 4K dinamico, 120 fps, oppure 4K 60 fps, ma con ray tracing. Dovrebbe essere una console focalizzata molto sul ray tracing. Come idea non sarebbe male, perché ad occhio e croce, da quello che dicono, dovrebbe essere quasi il doppio più potente della PS5. Obiettivamente, adesso la PS5 la si riesce a trovare, controllato prima, a 580 più o meno, con il gioco di God of War Ragnarok, oppure già in promozione, cioè al lancio a 620 con Final Fantasy XVI, che è un prezzo, diciamo, adesso più che altro un gioco accessibile rispetto alle cifre assurde di all'epoca. Ma soprattutto poi come la prenderanno quelli che si ritroveranno ad aver speso forse più con la PS5 di quello che potrebbe costare la PS4 Pro? Perché fondamentalmente quanto potrebbe costare? Cioè, in pratica adesso che è facile acquistarla, parlano di una nuova console PS5 Pro. Che potrebbe anche essere normale. Il problema è che, visto tutto quello che è successo in precedenza, dovrebbe essere un ritardo anche per queste console. Ma soprattutto, perché farlo uscire nel 2024? Trovo assurdo che si dice che già da aprile stiano lavorando a queste PS5 Pro, tutto questo tempo per farlo uscire. È un po' strana come cosa, obiettivamente, soprattutto in virtù del fatto che i giochi stentano comunque ad uscire con una certa carenza. Spesso e volentieri subiscono anche dei ritardi, perché la cosa fondamentale sarebbe che con PS5 hai una certa grafica, con PS5 Pro dovresti avere una grafica migliore, un po' come accade adesso con i PC, un po' come accadeva con le schede grafiche, che praticamente una 3070 la pagavi 2 anni fa un fottio di soldi, adesso invece ti tirano appresso anche le 4000, beh, ti tirano appresso. Diciamo che hanno un prezzo un po' più accessibile anche le 4070. Gente che ci ha fatto praticamente i mutui e li ha pagati a tanto al mese. Quindi più o meno è la stessa cosa di un PC, con la differenza del fatto che in pratica sono uscite proprio adesso le console. Obiettivamente non so, perché sono ancora un po' scettico, soprattutto per il semplice fatto che fino a quando non si hanno delle notizie certe, non si riesce a capire mai su che prodotto si potrebbe mettere le mani. E obiettivamente, in questo periodo in cui sembra che alcune cose stiano ritornando alla normalità, parlo di negozi che approfittavano in maniera esagerata dell'impennata dei prezzi, magari con l'uscita, Sony rendendo disponibili le PS5 Slim e Pro, farebbe calare di molto il prezzo delle PS5 normali. Non lo so, è un'idea che ho buttato io, così magari mi sbaglio. Quello che è certo, ma penso che sia normale, è che sicuramente i giochi che usciranno su PS5, o meglio su PS5 Pro, potranno essere giocati tranquillamente anche su PS5. Devo dire la verità, Sony su questo è per bene.
nel senso, come ha fatto uscire molti giochi per PS5, li ha resi disponibili in maniera più che dignitosa anche per PS4. E questa naturalmente è una grande cosa, quindi è molto probabile che i giochi usciranno e saranno disponibili per entrambe le console. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo sempre al prossimo video.